Ciao a tutti e benvenuti al mio nuovo video. Oggi vi farò vedere una cosa che mi riguarda molto da vicino, ovvero ciò che contraddistingue le ballerine. I'm a dancer. La prima cosa che fanno tutte le ballerine è farsi tantissime foto nelle posizioni di danza più strane. E no, ti dicevo, perché oggi in pratica danza sono andata, però sono arrivata un pochetto in ritardo. E la mia maestra... Un albero! Dobbiamo assolutamente farci delle foto! Per esempio... Allora, ora io mi posiziono qua, perché è proprio perfetto per fare le foto. Facciamone una in arabesque. Fatta? Ma com'è, venuta bene? La gamba è tesa? Perché non deve sembrare attitude, che quella è piegata. È abbastanza alta? Allora, facciamone un'altra così. Poi io mi metto di qua e fammene una gamba in mano. Sono venuta bene? E secondo te quella in spaccata la faccio? Non lo so. Viene fatto in ogni posto, in ogni vacanza, al mare, quando vai a visitare le città nuove, quando vai a scuola, prima del corso di danza, dopo il corso di danza. Let me dance for you. Let me try. Let me dance for you. In pratica sempre. La seconda cosa che caratterizza tutte le ballerine è che non hanno mai tempo, o meglio ce l'hanno ma passano tutto il loro tempo a danza. Pronto? No, sto andando a danza, sono un po' di corsa. Quando dovrei uscire? No, oggi no, ho danza. Domani pure. Mercoledì pure, pure giovedì e venerdì, in pratica ho sempre danza. Sabato ho le prove dello spettacolo e domenica c'è lo spettacolo. Ah, però ho trovato un buco libero perché oggi ho classico, poi ho moderno, poi ho la lezione delle bambine, poi ho un'ora di pausa, quindi se vuoi ci possiamo vedere là. E dopo ho di nuovo danza dalle 7 alle 8. Però se vuoi dalle 6 e un quarto alle 7 meno un quarto, il tempo poi per cambiarmi, sono libera. Proprio però per il fatto che la ballerina non ha mai tempo, perché ha sempre danza, deve concentrare quel poco tempo che ha e cercare di sfruttarlo al massimo. Ecco perché fa cose di questo genere. La riconosci anche perché è negata in tutti gli sport con la palla. Appena le dai in mano una palla, la situazione degenera. La quinta e ultima cosa che si riscontra in tutte le ballerine è il non buon rapporto tra la ballerina e la matematica. Infatti sa contare solo fino a 8. D uguale sigma TTT per FCT su 1 più RT fratto P. Cos'è questa roba? L'ultima cosa che fa riconoscere una ballerina è come si ferma. Lei non si fermerà mai a piedi uniti, ma si fermerà sempre in posizioni di danza. Lasciate un bel pollice in su, ma soprattutto commentate in tanti se siete ballerine e se anche voi avete riscontrato queste cose. Ma soprattutto, se non siete ballerine e fate un altro sport, che cosa caratterizza voi? Inoltre vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di seguirmi sui miei altri social, Twitter e Instagram, e troverete tutte le informazioni qua sotto nell'info box. Ciao, al prossimo video!